abbiamo fatto ultimamente, poi sai, le cose sono talmente tante, perché nel frattempo io sono entrato nel mondo dell'automobile, nel mondo del gelato, sto entrando per fare concorrenza a Franco Neve nel mondo delle pizzerie, le costruzioni, il Bari, forse una squadra inglese, quattro film americani che sto sviluppando a livello di scrittura, delle serie televisive, quindi delle volte mia moglie mi guarda e mi dice: ma quanti anni hai? Dice, ma tu pensi di campare ancora tanto a lungo per progettare così tanto? Dico sì, amore, finché progetterò camperò. E allora il problema del Napoli Lab, ci siamo incontrati, credo fosse un paio di mesi fa al Vesuvio, con l'Università Federico II. E lì abbiamo immaginato, loro anzi volevano darci anche dei locali a disposizione, però io ancora non sono pronto, ma non sono pronto da un punto di vista etico, perché devo riuscire a capire questo progetto come sia finanziabile e come non sia, diciamo, oggetto di eventuali critiche, perché dovrebbe essere un qualche cosa fatto a disposizione dei napoletani, quindi io delle volte sento dire: ma devo andare a Milano, devo andare a New York, devo andare in Texas, devo andare di qua, devo andare di là, e io invece dico: ma cerchiamo di far venire gli altri qua, cioè se ci fosse un Napoli Lab dove l'attrattore Napoli, che da 9 anni consecutivamente nemmeno la Juventus è in Europa e quindi ormai riesce ad essere attrattore anche all'estero, quando ne parli sento, io che vado in giro per problemi cinematografici o televisivi, sento che c'è un certo interesse, insomma siamo la 19ª squadra al mondo, non abbiamo debiti con le banche, siamo un modello virtuoso, forse non riusciremo mai a battere la Juventus, chi lo sa, forse se ci avessi quel fatturato lì li avrei vinti io 10 scudetti, non lo so, comunque ci siamo andati spesso molto vicini, lui non è molto, perché lui è juventino, anche se c'ha un telefonino dal Piano Napoli, ma forse è un rigore, no, non lo so. E quindi questo Napoli Lab, vogliamo che prenda voce dalla coscienza degli stessi napoletani, cioè i napoletani dovrebbero essere contenti quasi di partecipare a questa assicurazione sulla vita quotidiana, contemporanea, di tutti i giorni, attraverso un gruppo di lavoro che è lì per risolverti i problemi.